Il Ducato di Milano, detto anche Ducato di Milano e Mantova, fu un antico stato dell'Italia settentrionale, mai del tutto indipendente, ma facente parte, nel corso della sua storia, del Sacro Romano Impero, del Regno di Francia, dell'Impero Spagnolo e della Monarchia Asburgica. Inizialmente, la storia del comune di Milano si identifica con la dinastia dei Visconti, una potente famiglia ghibellina che si affermò nel XIV secolo e che aveva come capostipite Matteo Visconti. Il ducato fu costituito ufficialmente l'11 maggio 1395, quando Gian Galeazzo Visconti ottenne il titolo di Duca di Milano per mezzo di un diploma firmato a Praga dall'imperatore del Sacro Romano Impero. Il ducato aveva come capitale la stessa città di Milano e comprendeva principalmente la Lombardia, ad esclusione del territorio di Mantova, appartenente alla Casa dei Gonzaga. Esso, sotto lo stesso Gian Galeazzo, toccò la sua massima estensione, venendo a comprendere anche parti del Piemonte, del Veneto, dell'Emilia e della Toscana, più un'effimera occupazione di zone del centro Italia. Formalmente era parte del Sacro Romano Impero, ma era di fatto indipendente. Dopo la morte di Gian Galeazzo, nel 1402, le frontiere del ducato milanese andarono progressivamente riducendosi. Prima di morire, Gian Galeazzo spartì lo stato tra i suoi figli, legittimi e illegittimi, ma il predominio che aveva costruito andò rapidamente disgregandosi. I figli, infatti, erano tutti minorenni, perciò il padre li aveva lasciati sotto la tutela e la reggenza della loro madre, la duchessa Caterina Visconti. Filippo Maria Visconti, secondogenito di Gian Galeazzo e di Caterina Visconti, ereditò appena tredicenne il titolo di Conte di Pavia. Erede del ducato fu invece il figlio primogenito Giovanni Maria, nel quale il padre non pare avesse molta fiducia. Ma le ribellioni si susseguirono a catena nel ducato, che, nel giro di un decennio, subì un totale smembramento e vide la distruzione dell'opera di Gian Galeazzo, la perdita delle maggiori città, la fuga dei mercanti e degli imprenditori, la rovina economica e monetaria. Giovanni Maria fu ucciso in una congiura di palazzo nel 1412. Filippo Maria ereditò così il titolo di Duca di Milano e si accinse a ricostruire il dominio del padre, a cominciare da Milano. Alla morte del signore di Forlì, Filippo Maria Visconti colse l'occasione per tentare la conquista della Romagna. Scoppiò allora una guerra con Firenze, fermamente decisa a contrastarne le ambizioni. Venezia decise di intervenire a favore dei fiorentini e la guerra si spostò così in Lombardia. Dopo un lungo assedio e la distruzione della flotta ducale, Venezia conquistò Brescia e la sponda orientale del Garda. Nonostante fu stipulata una pace, Filippo Maria ricominciò le ostilità, che si conclusero però con la disfatta di Maclodio, la quale comportò per il Ducato di Milano la definitiva perdita di Bergamo e Brescia. Dopo la morte di Filippo Maria Visconti si aprì una feroce lotta per la successione, che fornì l'occasione al patriziato locale di proclamare la Repubblica Ambrosiana. Aura Repubblica Ambrosiana è il nome con cui è chiamato il governo repubblicano, creato a Milano nel 1447 da un gruppo di nobili e di giuristi dell'Università di Pavia, in seguito al vuoto di potere creatosi con la morte di Filippo Maria Visconti. La Repubblica fu chiamata Ambrosiana in onore di Sant'Ambrogio, vescovo di Milano, santo patrono della città. Il governo della Repubblica era retto da un consiglio composto da 24 capitani e difensori della libertà e dal cosiddetto Consiglio Generale dei Novecento. Volendo evitare la divisione del ducato, la Repubblica chiamò i suoi cittadini alle armi e chiese aiuto a Francesco Sforza. Sforza si impose come signore di Pavia, prese controllo della flotta milanese e riconquistò Piacenza dopo un lungo assedio. A Milano si iniziò a diffidare dello Sforza. Questi continuò le sue conquiste a settembre e mise in rotta l'esercito veneziano.
A quel punto compì un voltafaccia e il 18 ottobre 1448 firmò a rivoltella un patto con Venezia, per il quale i veneziani gli concedevano il comando della guerra. La Repubblica Ambrosiana offrì una ricompensa di 10.000 ducati per la cattura di Francesco Sforza. Questi concluse la sua campagna all'ovest di Milano, con la presa di Novara, mentre Parma gli aprì le porte e sciolse il proprio reggimento di difesa. Milano si trovò così completamente accerchiata. Furono condotte trattative in tutte le direzioni. Furono sollecitati l'imperatore, il re di Francia, il papa e il re di Napoli, con lo scopo di isolare Francesco Sforza, ma a Milano scoppiò una rivolta popolare che mise in fuga i capitani. Il nuovo governo di Milano siglò l'atto che avrebbe consegnato la città allo Sforza. Questi fu riconosciuto duca attraverso il suo matrimonio con Bianca Maria. 4 anni dopo l'ascesa al potere di Francesco Sforza, nel 1454, si giunse alla firma della pace di Lodi, che mise fine allo scontro fra Venezia e Milano. L'equilibrio politico raggiunto con questa durò 40 anni, fino alla morte di Lorenzo il Magnifico. Gian Galeazzo Sforza, nipote di Francesco, governò sotto la reggenza della madre, finché lo zio, Ludovico il Moro, usurpò il trono del ducato. Dopo un periodo di stabilità di circa 30 anni, l'ultimo degli Sforza morì senza eredi.